primo tempo tra Vicos e Messico, siamo un ruggero del Vicos, una partita che era iniziata molto bene, siete andati subito in vantaggio, poi avete tenuto botta per un po', poi gli avversari hanno dilagato, infatti risultati 5-2 sul fine del primo tempo. Secondo te cosa sta mancando alla squadra? Troppe occasioni mangiate, troppa sfortuna addosso abbiamo. In tutto sto campionato troppo sfortuna. Effettivamente c'è stato un paio di parate del portiere, una traversa, due traverse, un palo. Quindi diciamo comunque la partita poteva essere su binari diversi. Nel secondo tempo cerchiamo di migliorare e andare meglio. Va bene, grazie mille. Eccoci al post partita tra Messico e Vicos. Partita terminata 9-6 per il Messico e porta a casa quindi 3 punti. Abbiamo qui Luca Frasso per il Messico e il capitano Ruggero per il Vicos. Allora iniziamo da Ruggero. Avete fatto una partita comunque molto discreta, siete stati molto bravi in avanti, comunque avete segnato molto anche lì nel primo tempo, abbiamo appunto sottolineato che siete stati un po' sfortunati con i legni. Però nel secondo forse c'è stato anche un po' di calo fisico, quindi gli avversari sono riusciti a prendere un po' il piede del campo. Però poi di quindi sono riusciti a fare qualche gol in più. Siamo stati sfortunati il primo tempo, il secondo tempo lasciano stare, siamo proprio caduti per terra. Niente da dire, gli avversari sono stati più combattivi, hanno combattuto fino alla fine. E questo c'è da dire. Una partita comunque sfortunata questa qui, si poteva vincere magari. Sì. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno comunque la prestazione di oggi? No, nessuno. Vabbè, alla squadra. Grazie mille. Ciao. Eccoci con Luca Frasso per il Messico. Allora Luca, avete fatto una, un'ottima partita comunque. Vabbè, ma niente. Avete fatto un'ottima partita, 9 reti segnate, davvero tante, anche se avete subito un po' troppo forse in fase difensiva, la partita sulla carta era un po' più semplice quanto dice il risultato. Una squadra che ci ha messo più una difficoltà, soprattutto diciamo, una squadra cioè, in forma, soprattutto fisicamente. A livello di gioco forse avevano qualcosa in più di numeri, si è visto anche, soprattutto nel primo tempo. Ci ha messo molto in difficoltà, però che non arriva con la abbiamo dei giocatori che ci hanno aiutato molto, tipo Simonetti che ci ha aiutato come... Vabbè, Simonetti ha fatto comunque 5 gol. Simonetti e Antonio. E niente, c'era nulla più da dire. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno, comunque hai segnato anche tu, vuoi dedicare a qualcuno il gol di stasera? Sì, dedico un gol ad Alessia e la sorella Lara. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo e prosegue il torneo. Ciao ragazzi.